di votare per alzata di mano e quindi per acclamazione il comitato di presidenza. Propongo alla presidenza di questa, della nostra assemblea, l'onorevole Giorgio Brandolin, che è presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, che ovviamente ci ha ospitato in questa bellissima struttura. Per cui, se siete d'accordo, per andare in direzione Giorgio. Come vicepresidente dell'Assemblea propongo il nostro presidente regionale, Consuelo De Masi, che chiaramente siamo nel Friuli, siamo in casa sua, per cui se siete d'accordo, per alzata di mano, per acclamazione. Grazie. E la segreteria, il segretario dell'Assemblea, come da statuto, il nostro segretario generale, la signora Felicia Panaresa. Grazie. Grazie Presidente, un saluto a tutti, grazie per avermi accettato come Presidente di questa vostra importante assemblea elettiva. Io faccio un brevissimo saluto, poi cerchiamo di recuperare anche i tempi dell'assemblea. Mi fa piacere avervi qui oggi a Gorizia per 10 giorni nella vicina nostra città gemellata, la chiamo così insomma. Pezzo della nostra città, Nova Gorizia, a fare il vostro campionato italiano, perché in questo modo anche il nostro territorio si fa conoscere, anche il nostro territorio ha la possibilità di far vedere questa sua peculiarità di una città in parte divisa, ormai più non divisa, ma come avete visto insomma molto integrata attraverso quella che è il nostro grande, come dire, nuovo paese che si chiama Europa Unita. Avete anche visto le bellezze di questa città, mi è stato detto, la sua storia è una storia molto lunga, articolata, che non ve la faccio, che ha però dei palazzi, delle strutture, dei personaggi che hanno qui vissuto, importanti, che hanno fatto la storia non soltanto di questo territorio, ma anche di un pezzo di quello che si chiama Mitteleuropa, cioè l'Europa centrale, l'Europa che faceva riferimento all'epoca, come ben sapete, l'impero austro-ungarico. Siamo molto felici da italiani di avervi qui in questa sabato mattina per questa importante assemblea, alla fine di un quadriennio olimpico che devo dire, insomma, per quanto riguarda la vostra attività, ha avuto anche una visibilità importante sui media nazionali e anche, mi sembra di aver capito, uno sviluppo importante in termini di partecipazione e di qualità. E quindi è un onore per noi, la prima volta che un'assemblea di un'importante federazione nazionale elettiva si fa a Gorizia. Finisco immediatamente augurandovi ovviamente buon lavoro, sperando di essere un bravo presidente, e permettetemi, da ex presidente della provincia, di dare la parola subito per un saluto al mio successore, perché la verità, finito io, ha preso lui in mano le redini della provincia, che adesso sapete sta chiudendo per le ragioni che conoscete, e che è proprietario di questo palazzo, come di altri bellissimi palazzi in città, storici, e che rappresenta un po' veramente la cultura e la storia di questo territorio. Quindi permettetemi di invitare il saluto al presidente della provincia, Gherghetto. Prego. Grazie Giorgio, buongiorno a tutti e benvenuti. Penso che Giorgio non riesce a staccarsi dall'idea di essere ancora presidente della provincia. Non prova, uno, due, tre, prova. 10 anni. Prova, alza un po' di tono cuffia. Ecco, questo è anche quando adesso va al Parlamento, ogni tanto gli sfugge, no, il della provincia. Questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, ha fatto un buon lavoro lui e spero che insomma di averlo fatto anch'io. Vi dico spero perché fra pochi mesi ho finito il mio mandato, come sarebbe giusto. Spero che gli altri siano stufi di me, io sono stufo di me, quindi siamo in due. Ecco, però abbiamo fatto un buon lavoro. Quello che vedete voi oggi qui è uno dei palazzi più belli della provincia, in assoluto. È un museo, se avrete occasione poi di visitarlo,
arti espositive, è uno dei tanti gioielli che abbiamo mantenuto e tenuto in eredità. Quando Walter mi ha detto facciamo questa cosa a Gorizia, dove mi metti? Gli ho detto guarda, dove posso mettere quelli del biliardo, che sono una delle mie passioni giovanili. E gli ho detto, è il posto più bello, eh? Che sia chiaro, io non sono quello di Total Punto, eh? Io sono quello dei bar. Bar, domeniche, sabato sera, infiniti, una volta si fumava anche, fumo, di tutto c'era. Però sono anche gli anni dell'infanzia, quella volta c'erano tanti biliardi che oggi purtroppo non ci sono più, in giro si trovavano dappertutto e ci si divertiva così, anche se si veniva insomma da umili origini, non aveva bisogno di avere soldi o essere figli di chissà chi. Ecco, fanno parte dell'immaginario, della storia di ognuno di noi. Quindi quando Walter mi ha detto assolutamente nel miglior posto possibile. Ecco, sono contento che facciate qua i campionati, sono contento che facciate qui oggi la vostra assemblea elettiva nazionale, sono contento perché mi auguro, come ha già detto Giorgio, che possiate insomma trovarvi un ambiente sereno, tranquillo. Diciamo che Gorizia è una città tranquilla e quindi è adatta a chi gioca a biliardo, non c'è rumore in sottofondo, ecco, quando bocci vai tranquillo. Quindi posso solo che augurarvi una buona permanenza, un buon gioco, una buona palla, come si dice. Walter, ricordati che mi hai sfidato, ecco, e dobbiamo chiudere la partita, ovviamente, io essendo un po' istriano, facciamo appunto gratis, al limite la consumazione, non di più. Quindi, buongiorno a tutti, e buona riunione e buona fine settimana. Grazie, Luca. Allora, andiamo avanti con l'ordine del giorno che prevede l'esame e approvazione del bilancio, la relazione programmatica di indirizzo da parte del Presidente. Io permettetemi, approfitto, ricordate Enrico, di fare gli auguri al neo assessore dello sport di Pordenone, Dio abbia in gloria De Bortoli. Auguri, buon lavoro. Anche quello. Avremo modo di baruffare assieme per lo sport e per la gloria dello sport. Presidente, a te la parola. Grazie. Io normalmente sono abituato a parlare al braccio, però questa era un'occasione particolare, un'occasione in cui ho preferito fare un attimo mente locale su tutte le cose che dovevamo dirci. E credo che le cose da dirci non siano poche, siano tante, con questo non voglio dire che mi tedierò per ore, ma per qualche minuto vi chiedo qualche minuto di concedermi. Vedete, con oggi sono esattamente 11 anni che io sono presidente di questa federazione. Sono 11 anni che io governo, gestisco, insieme con un consiglio federale fatto di amici, consiglio federale fatto di grandi dirigenti e con dei dirigenti anche locali, regionali, provinciali, veramente, veramente di alto livello, veramente eccezionale. E quindi, voglio dire, in questi anni io credo che abbiamo fatto del lavoro. E quindi mi capita ogni tanto di leggere sui social, di leggere diciamo, delle critiche alla federazione, qualche commento positivo. Mi capita di leggere tanti commenti negativi e allora io sono abituato a non tralasciare nulla, io sono abituato a diciamo, fare autocritica, io sono abituato a capire da dove può nascere una determinata critica. Però prima di analizzare la critica, io credo che sia opportuno capire noi 11 anni fa da dove siamo partiti, perché secondo me, e questa è una nostra colpa, e di questo mi faccio carico, la colpa è mia,
forse non abbiamo saputo ben comunicare, non abbiamo saputo ben spiegare ai nostri tesserati, al nostro mondo, cosa è stato fatto in questi anni. Io voglio solo ricordarvi alcuni punti, pochi punti. Voglio ricordarvi che nel 2004, il bilancio 31-12-2004 chiudeva con perdite di esercizi precedenti per circa 370.000 euro. La federazione che io ho iniziato a presiedere nel febbraio del 2005, quella federazione aveva da poco ottenuto, da poco, nuovamente il riconoscimento del CONI e non faceva parte, non era vissuta dal CONI come un corpo, era vissuta come un corpo estraneo, no? Era vissuta come la federazione del gioco, era vissuta come la federazione delle sale fumose, era vissuta come la federazione del gioco d'azzardo. Questo era la federazione al 1 gennaio 2005. Al 1 gennaio 2005, pochi lo ricordano, ed è bene che lo ricordiamo oggi, al 1 gennaio 2005 la federazione aveva solo tre sezioni. Aveva la sezione Stecca, la sezione Coccette e la sezione Caracola. Negli anni precedenti la federazione aveva perso, la sezione Pool aveva perso il riconoscimento internazionale. A livello internazionale non eravamo nessuno, eravamo riconosciuti solo dall'OMB. Oggi, probabilmente, questo non è più. Non eravamo presenti nelle scuole, non c'era attività giovanile, non c'erano campionati juniores. Questa era la nostra federazione. Questa era l'immagine della nostra federazione all'esterno. E allora bisogna capire cosa abbiamo fatto. In 11 anni il contributo che ci viene dato dal CONI è passato da 0 a 270.000 euro. In 11 anni la nostra federazione ha inglobato all'interno tutte le specialità del mondo sportivo, non solo il pool che è rientrato. E io, per chi c'era, ricorderete che dissi: noi non compriamo, noi riconquistiamo. E noi abbiamo riconquistato senza comprare, perché noi avevamo un progetto e questo progetto l'abbiamo portato avanti. Abbiamo al nostro interno una sezione 8-15, abbiamo una sezione snooker. Tutto questo significa investimenti. Ma mi piace ricordare una cosa: noi entravamo nelle scuole all'inizio, e qua devo ricordare, e vi chiedo un applauso, il compianto Pietro Croci, che ha avviato questo progetto importantissimo per noi. E Pietro Croci ha iniziato a mettere giù un programma, mettere giù un progetto, insieme con Salvatore Villone, insieme con altri. Abbiamo iniziato a entrare nelle scuole. All'inizio nelle scuole ci guardavano storti, dicevano: il biliardo, noi facciamo giocare i ragazzi al biliardo, ma non esiste proprio, ma non ci pensiamo proprio. Beh, dopo 11 anni ne siamo presenti in 15 regioni italiane, siamo presenti in oltre 20 scuole, abbiamo fatto dei campionati sportivi studenteschi con oltre 100 ragazzi provenienti da tutta Italia, abbiamo ragazzi e ragazze che giocano a biliardo. Abbiamo istituito l'albo degli istruttori federali, abbiamo gli istruttori scolastici. Ecco, questo è quello che ha fatto la federazione da un punto di vista istituzionale. Oggi la nostra federazione ha un ruolo, ha un'importanza, ha un suo decoro all'interno del movimento sportivo italiano. È tra le prime 25 federazioni italiane. E questo, scusatemi tanto se lo dico, è un lavoro che è stato fatto e che io rivendico a me, a tutto il gruppo dirigente della federazione, a cui non possono essere solo ed esclusivamente mosse critiche, tante volte anche gratuite, tante volte giuste, ma tante volte gratuite. Noi siamo partiti da questo. Oggi abbiamo una federazione sana, una federazione che è in grado di sostenere anche qualche problema, qualche imprevisto, e lo sosteniamo. Credo che in questi 11 anni non ci sia stato mai un atleta che abbia partecipato a un nostro campionato e vanti un euro di credito nei confronti della federazione. Credo che in questi 11 anni non c'è stato un fornitore della federazione a lamentare un mancato pagamento. Eppure abbiamo gestito tutto con i soldi interni, con i fondi dei tesserati, con quello che ci veniva dato dai tesserati e quello che ci veniva dato da qualche sponsor. Pochi
pochi tengono presente una cosa, la visibilità televisiva. Io oggi leggo tanto sulla visibilità televisiva, leggo tante congratulazioni a chi opera, no? Ecco, io vi voglio ricordare nel 1° gennaio 2005 cos'era la visibilità televisiva della federazione. Cos'era la visibilità della federazione? C'era un sito che non funzionava, qua è stato grazie al grande lavoro di Roberto Badella, grazie Roberto per quello che hai fatto e per quello che hai fatto con noi. Avevamo una produzione televisiva che era registrata, avevamo una produzione televisiva che veniva utilizzata da tappabuchi. Beh, mi sembra che il Mondiale del 2006 da Siviglia con grandi difficoltà è stato mandato in diretta e oggi ricorrono i 10 anni del Mondiale da Siviglia e oggi ricordo esattamente cosa ha significato per noi mandare la partita in diretta prima della finale dei Mondiali di calcio dove ha visto l'Italia vincere. Quindi evidentemente da quel momento, da quel cassettato, oggi noi possiamo godere, possiamo vantare dirette televisive, palinsesti televisivi buoni, anche se magari qualcuno dirà dovrebbero essere migliori, beh, tutto è migliorabile. Però ricordiamo da dove siamo partiti. Abbiamo stipulato un accordo con Bettitali, grazie a Bettitali, grazie a loro che... con il loro lavoro, no? Mandano in onda in streaming le partite non mandate in diretta dalla RAI, c'è questa collaborazione, c'è questa, come dire, questo connubio, se vogliamo, va bene? Però i complimenti a Bettitali, perdonatemi, li sento anche un po' miei, li sento anche un po' nostri, perché con Bettitali l'accordo l'abbiamo fatto noi. Commettitali a credere nella possibilità dello streaming è stato anche questo gruppo dirigente. Quindi grazie, grazie a loro per il lavoro che fanno, grazie a loro per essere oggi presenti e per consentire a tanti appassionati, a tanti tesserati che non sono oggi a Gorizia di poter prendere parte alla nostra assemblea. Di fatto stanno prendendo parte alla nostra assemblea. Io ho chiesto loro di essere presenti e devo ringraziarli per essere presenti. Ma anche questo è un lavoro ed è uno sviluppo che la federazione ha voluto fare. E questo sviluppo secondo me è importante ed è la strada del futuro. Ormai andiamo verso questo, andiamo verso lo streaming, andiamo verso la diretta, andiamo verso un mondo che in contemporanea, mentre succede un evento, ha già dato una risposta, ha già comunicato. Ormai il mondo di internet è cambiato, non è più il mondo di 10 anni fa, oggi è cambiato il mondo. E noi lo sappiamo e noi ci stiamo adeguando. Ecco, questo mi piace ricordarlo. Mi piace ricordare che forse a qualcuno sfugge, ma se noi oggi siamo qui, e credo in questo di voler ringraziare veramente tantissimo Giorgio Brandolini che alla prima telefonata che gli ho fatto, mi ha chiesto se c'era la possibilità di darci una mano, si è messo immediatamente a disposizione, nemmeno se fosse lui il presidente della federazione, quindi devo dire che l'ha fatta sua la cosa. Ma se questo oggi è stato presente è perché noi abbiamo credibilità, è perché abbiamo credibilità nel mondo CONI, perché abbiamo dei nostri rappresentanti nei consigli regionali del CONI, nelle giunte regionali del CONI, perché io sono membro del Consiglio Nazionale del CONI. Tutto questo perché c'è stato un lavoro, c'è un lavoro che nessuno vuole rimarcare, ma che esiste, è un lavoro di ore, tolti alla famiglia, tolti al proprio lavoro, che nessuno, secondo me, può permettersi di infangare, nessuno può permettersi di sottovalutare. Che dove siamo arrivati è anche frutto di un lavoro. Voglio dire che oggi abbiamo anche un'altra cosa che forse 11 anni fa non avevamo. Abbiamo una credibilità istituzionale, abbiamo organi di giustizia che funzionano, al contrario di tutte quelle che sono state le illazioni in questi mesi. I nostri organi di giustizia funzionano e sono assolutamente indipendenti da tutto il corpo dirigente della federazione. Quindi non c'è nessun tesserato che può dire di avere un diritto, di aver rivendicato un diritto agli organi di giustizia e che questo diritto non sia stato rispettato. E io ho sempre detto che il primo inter partes a essere assoggettato agli organi di giustizia sono io. Lo racconto in tutte le riunioni che faccio. Quindi evito di raccontarlo ancora qui. Ma
io ho sempre detto a tutti che sono il primo a dover rispettare le regole, se io sono il primo a cascata le devono rispettare tutti, e così è, e così sta funzionando la nostra giustizia sportiva. Io credo che sta funzionando bene, e la prova è tutto quello che in questi mesi è accaduto. Non c'è copertura, non c'è assolutamente nessuna interferenza, gli organi di giustizia operano per quello che devono fare. Oggi permettete di dirvi che abbiamo una federazione solida, sana da un punto di vista istituzionale e sana da un punto di vista finanziario ed economico. Oggi noi per 11° anno consecutivo chiudiamo un bilancio inutile. Ieri il Consiglio federale l'ha approvato, e questo vorrà pur dire qualcosa. Nonostante gli investimenti che facciamo sull'attività sportiva, nonostante aver portato avanti dei progetti innovativi, quale può essere stato il campionato del mondo di Milano. Il campionato del mondo di Milano non è stato solo il campionato del mondo di Milano della sezione steak, è stata la grande manifestazione del biliardo, e noi verso quello stiamo cercando di andare. Cosa ha significato il campionato del mondo di Milano? Il campionato del mondo di Milano ha voluto dimostrare che la federazione era in grado di dare trasparenza raccogliendo le quote di iscrizione attraverso bonifici bancari. La federazione paga solo attraverso bonifici bancari i propri atleti. La federazione ha dato una prova di grandezza montando 25 tavoli da biliardo, cosa mai successa in un'altra manifestazione internazionale, ma non basta. La federazione ha organizzato tutte le specialità. A Milano ci sono state le finali dei campionati italiani di carambola, a Milano ci sono state le finali dei campionati italiani di snooker per la prima volta in assoluto in Italia. A Milano c'è stato un gran premio internazionale di boccette e un gran premio internazionale di pool. Quindi tutte le specialità del biliardo sportivo erano rappresentate a Milano, e questa sicuramente è stata un'innovazione. Poi potremmo aver commesso anche degli errori, poi potremmo aver anche sbagliato qualche previsione di spesa, ma l'abbiamo fatto sempre e solo nell'interesse del biliardo, e comunque tutto questo non ha avuto alcuna ripercussione sugli atleti, non ha avuto alcuna ripercussione sull'attività sportiva. Io vi ricordo solamente che da bilancio oggi la federazione spende 60.000 euro per l'attività sportiva studentesca, perché quello è il futuro. Quello è il nostro obiettivo, andare dai ragazzi, abbassare l'età media di gioco, quello deve essere il futuro della federazione, non altro. Io leggo commenti che onestamente a volte mi infastidiscono, ma non quelli dei tesserati, quelli dei tesserati a me non infastidiscono mai, io capisco. Capisco anche se a volte non intervengo, anche se a volte non rispondo, perché il blog, i forum sono una bellissima cosa, una grande democrazia, ma a volte bisogna parlarsi a quattro occhi per capirsi, no? E allora scrivere significa scatenare tutta una serie di polemiche, ed è una polemica infinita. Però quello che mi dà fastidio sono i commenti e quello che scrivono persone che invece sanno, persone che sanno esattamente come stanno le cose. Allora io ve lo voglio dire, perché mi sembra giusto dirlo. Per quanto riguarda le riprese televisive, ho letto di qualcuno che è stato, come dire, vicino non alla federazione, ma è un ottimo atleta, è stato un ottimo atleta juniores, ottimo giornalista. Però io voglio dire a questa persona: attenzione, attenzione quando scriviamo. Il biliardo è sport, il biliardo è sport. A noi non interessa tornare alla sala, non interessa dire ai ragazzi che si impara a giocare a biliardo solo scommettendo. Non funziona così. Il biliardo è uno sport, noi stiamo lavorando perché lo sia, perché sia riconosciuto tale. Io 10 anni fa entravo al CONI e qualcuno mi diceva, ah, mi ricordo quando ero ragazzo giocavo a bazzica. Dopo 10 anni nessuno mi dice più, mi ricordo che 10 anni fa giocavo a bazzica. E quindi vuol dire che questo lavoro è stato fatto. Quello non è il mio biliardo, quello non è il nostro biliardo. Io sarò presidente finché voi crederete in questo progetto sportivo, finché noi faremo sì che le nostre sale siano luoghi di accoglienza sportiva per i nostri atleti. Io sarò presidente finché noi porteremo il biliardo all'interno delle scuole e aumenteremo l'attività giovanile. Non consacrando un mondo che non esiste più. È bellissimo, è romantico. Stefano Benni ha scritto un bellissimo libro, si chiama Pantera, leggetelo, bellissimo, molto affascinante. Ma non è il biliardo sportivo, è un'altra cosa. Non c'entriamo niente, quello non c'entra niente con noi.
concludendo il suo intervento il presidente Andrea Mancino. Io voglio dire che queste mie considerazioni mi fanno, spero, mi facciano avere la consapevolezza di quello che in questi anni è stato fatto. Io credo che abbiamo fatto tanto, credo che siamo partiti da una situazione, oggi siamo arrivati ad un'altra situazione e quindi abbiamo fatto tanto. Però è anche vero che non possiamo fermarci, il mondo cambia, il mondo va avanti, il mondo procede a grandi passi e quindi quello che andava bene 10 anni fa non è detto che vada bene oggi e quindi dobbiamo cambiare. Io dico sempre che oggi noi siamo di fronte ad una sfida e se io non sono in grado di raccogliere questa sfida, beh, vi dico francamente, sarò il primo ad andarmene, sarò il primo a non ricandidarmi. Se ho deciso di ricandidarmi per la quarta volta è stato solamente perché io credo ancora in questa sfida. Io ho un'idea davanti e questa è stata la mia idea che sembrava impossibile realizzare 10 anni fa, ma che io vedo sempre più vicino, ed è quello di accomunare la nostra federazione a tante altre federazioni sportive nazionali. Quindi questo è il mio sogno. Per fare questo e quindi per credere in questo, noi dobbiamo ovviamente prendere atto del cambio dei tempi. Probabilmente dovremo apportare delle modifiche a quella che sono le situazioni, che è l'organizzazione dei campionati italiani. Dovremmo apportare delle modifiche ai regolamenti. Ma vedete, ormai i tempi sono maturi. I tempi sono maturi e in questo è chiaro a tutti ormai che un Consiglio federale è fatto di 10 persone. Modificare un'attività sportiva significa ottenere il coinvolgimento di tutti e noi vogliamo il coinvolgimento di tutti. Io voglio che ci sia il coinvolgimento, voglio che ci siano delle commissioni ampie. Ho già individuato e indicato che nel prossimo quadriennio noi le modifiche, le commissioni saranno ampliate a tutti i presidenti regionali o a incaricati dei presidenti regionali. Perché vedete, non è più ammissibile che la federazione abbia tante attività diverse sul territorio. La federazione dovrà avere un'attività nazionale, un unico progetto, un unico tipo di campionato applicabile in tutte le regioni sulla base di quelle che sono le caratteristiche delle regioni. Non deve esistere l'Italia delle regioni, esiste l'Italia, esiste la federazione, esiste il programma unico. E su quello noi lavoreremo e lavoreremo nel primo anno di questo mandato. Per cui su questo arriveremo sicuramente ad una conclusione, una soluzione condivisa, perché il problema a volte non è tanto la soluzione che adotti, è che quella soluzione non è compresa, non è condivisa, non si è avuto il tempo di spiegarlo. Ben vengano, io l'ho detto dal primo momento, le associazioni, ben vengano gli atleti, ben vengano i rappresentanti degli atleti che vengono a portare delle emozioni, perché è giusto che ci siano delle emozioni, delle idee, delle innovazioni. Su questo nessuno si opporrà mai, ma nessuno si è mai opposto. Guardate, nessuno si è mai opposto. Il problema è che ai progetti che erano arrivati in questi anni non c'erano mai le garanzie per realizzarli. Non ci sono mai state. Ecco perché non sono stati realizzati, non perché c'è stata un'opposizione. Per cui ben venga l'associazione giocatori, ben vengano la partecipazione di tutti i comitati regionali e vi dico di più. Dobbiamo tornare a giocare le finali dei campionati italiani tutti quanti insieme, tutte le specialità insieme, perché la cosa più bella è vedere tutto il biliardo rappresentato nelle sue varie sfaccettature. Questo, devo dire, è un po' un ritorno all'antico, lo facevamo 10 anni fa, lo facevamo 15 anni fa, bisogna tornare alle finali tutti insieme, perché a Milano anche questo è stato dimostrato, si può fare e dobbiamo assolutamente farlo tutti quanti insieme. Va per terminare il suo discorso il Presidente. Altra critica che ci è arrivata in questi anni riguarda le omologazioni, beh, anche su quello voglio essere molto chiaro, perché approfitto del fatto che siamo in streaming, approfitto che siamo qua in assemblea, voglio essere chiaro, non è nata l'idea per penalizzare i tesserati, è nata per regolarizzare un settore, così come fanno tutte le altre federazioni. È nata per garantire gli atleti, non per penalizzarli. Vedete, anche il discorso Bollini, eccetera, non era una cosa che doveva essere contro gli atleti. Quando noi abbiamo incontrato i produttori, quando noi abbiamo incontrato gli operatori di settore,
era semplicemente per non chiedere un contributo forfettario, ma per chiedere un contributo in proporzione a quello che ognuno produceva, ma un contributo che serviva alla federazione per investirlo nelle attività. Tant'è che senza questo contributo certamente non sarebbe stato possibile fare alcune attività. Ieri ho proiettato dei dati, ho dimostrato in Consiglio federale che ci sono alcune sezioni che operano in situazione di mutualità nei confronti delle altre, ma altrimenti quelle altre non potrebbero fare l'attività nazionale e internazionale che fanno. Quindi è normale che noi per investire abbiamo bisogno di trovare risorse ed è normale che gli operatori del settore, come succede in tutte le federazioni, diano una mano alla federazione. Perché noi, e che se ne dica, paghiamo tutto. Quando facciamo una manifestazione, forse pochi lo sanno, ma dai biliardi a qualsiasi altra struttura e attrezzatura, noi la paghiamo, non sono più i tempi di 20 anni fa. E allora è giusto che chi opera in questo mondo, no? Dia una garanzia ai tesserati con un'omologazione dei prodotti, e noi siamo partiti adesso anche con un'omologazione diversa e sicuramente la faremo in maniera un po' differente, perché abbiamo capito ci sono stati degli errori, ma l'idea è giusta. L'applicazione forse è stata sbagliata, ma l'idea è giusta. Adesso un nuovo panno è stato testato, è stato tenuto in una sala sotto l'osservazione di Mauro Lanza, il quale ci ha fatto una relazione tecnica, e vi dico di più, questa federazione oggi, sia sul progetto scuola, sia sul progetto omologazione, sta ricevendo i complimenti di tutti. Io ho trovato il produttore greco che mi dice: siete la prima federazione in Europa, siete gli unici che effettivamente hanno testato questo panno e hanno una relazione su questo panno. Io devo dire che sono stato il riempio di orgoglio su una cosa, e mi dispiace Giorgio di non averlo portato oggi qui, ma te lo farò avere. Noi abbiamo redatto un manuale che utilizziamo per le scuole per spiegare cos'è il biliardo e per dare la spiegazione anche tecnica e scientifica di quelli che sono i colpi del biliardo. Beh, noi su questo manuale abbiamo ricevuto i complimenti dei vertici del CONI, ma soprattutto abbiamo ricevuto i complimenti da un grande tecnico, che è il presidente del Comitato Regionale di Milano. Oreste Perri, che voi conoscete, ogni volta che mi vede mi dice, e con chiunque sta, mi dice: il tuo manuale della tua federazione, Mauro, ovviamente indirettamente un complimento a te che l'hai scritto, è assolutamente un prodotto di eccellenza. È detto da Oreste Perri, grande atleta e allenatore di Rossi, e quindi quello che ha portato la medaglia olimpica Rossi, perdonate, ma è veramente una medaglia da mettere al petto e da non dimenticare mai. Ultima cosa, il prossimo anno sarà un anno di grande innovazione. Abbiamo sperimentato, abbiamo capito, abbiamo visto, sappiamo che ormai i tesserati sono pronti per muoversi in maniera diversa. Noi chiederemo a tutti di versare il tesseramento direttamente in federazione, chiederemo a tutti i comitati regionali di farsi carico del loro ruolo. La federazione va verso una semplificazione, così come avviene per tutte le altre federazioni, e quindi il ruolo dei comitati regionali sarà sempre più importante, sarà sempre più forte con la collaborazione dei delegati e dei presidenti provinciali. Ma la federazione dovrà avere dei referenti sul territorio, e i referenti, come avviene per il governo, sono i prefetti, i nostri prefetti sono i presidenti regionali, ed è con loro che la federazione comincerà a interloquire, ed è da loro che vorrà che l'applicazione delle regole e l'applicazione dei programmi sportivi approvati. Per cui per il prossimo quadriennio ci aspetta questa ulteriore sfida. C'è una sfida grossa che noi stiamo giocando, ed è quella di un riconoscimento ulteriore della nostra federazione. Io mi auguro da tutti quanti voi, da quelli che sono qui in sala e da quelli che sono a casa, di avere veramente un sostegno forte. È una battaglia difficile. Ovviamente una battaglia, parliamo di battaglia politica, non parliamo di battaglie di vita, no? Quindi ridimensioniamo. È una battaglia difficile, una battaglia che stiamo giocando. La nostra è una delle federazioni, secondo me, virtuose. E di questo è ben chiaro a tutti. La nostra è una grande federazione, la nostra è una federazione con grandi progetti. E allora, prima di criticarla, beh, io dico, informiamoci. Capiamo cosa viene fatto, capiamo l'abnegazione, e invece di criticarla solamente, diamo tutti quanti noi la disponibilità. La cosa più difficile è dare la disponibilità. Io la mia l'ho data,
spero che ci sia anche la vostra nel prossimo quadriennio. Grazie. Ha terminato il suo discorso il presidente Andrea Mancino. Ha fatto tutto un riepilogo della sua presidenza, non solo degli ultimi 4 anni, ma degli ultimi 11 anni da quando è andato in carica. Adesso, applausi per lui, ha fatto un'analisi veramente attenta. E Presidente, il adesso prevede l'esame, quindi se c'è qualcuno che deve chiedere qualcosa... Prosegue l'ordine del giorno. E l'approvazione della relazione del Presidente. C'è qualcuno in sala che deve chiedere qualcosa, domande? Questi non sono gli interventi per i candidati, faremo dopo. Sulla relazione del Presidente. Bene, un applauso per l'approvazione. Approvato il bilancio FIDIS. Molto contento il Presidente Mancino. Volevo solo, mi sono dedicato prima di ricordare che porto a saluto anche il Presidente del CONI Malagò e il nostro Segretario Generale Fabricini, che è un amico del nostro territorio oltre che vostro. Vi auguro ovviamente, come vi ho fatto io prima, buon lavoro. Auguro anch'io la sfida che hai di fronte, che avrete, Presidente, e tutti i tesserati della Federazione, in questo tentativo anche di cambiamento, no, Presidente, che il CONI sta avendo, le federazioni stanno avendo. Vi devo dire queste cose. Abbiamo tutta una serie di enormi responsabilità, ad esempio quella fiscale che sta seguendo il vostro Presidente, nella medicina che interessa in parte a voi, negli obblighi del decreto Balduzzi, nelle modifiche che il Parlamento sta apportando alla struttura e alla legge che regola il movimento sportivo nel nostro Paese. E quindi nei prossimi anni dovremo essere molto attenti, mi permetto Presidente di dirti, e capaci anche di interpretare le novità, come hai detto tu, le modalità di relazione, di comunicazione che abbiamo nel nostro Paese e non solo, e la dignità che deve essere data a tutti gli sport, non soltanto al mio amato mondo del calcio, che ha tante cose belle ma anche tante cose brutte. Quindi questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti assieme. Siamo al punto 4, interventi dei candidati alle cariche federali. La segretaria, saluto il Presidente della Provincia, grazie Enrico, ciao, buon lavoro. Io ho, Presidente, due iscritti, Bertolino, se non ho capito, interpretato male, Bertolino, consigliere in quota affiliata. È consigliere in quota affiliata, è lui la parola, è presente? Ecco. Do il microfono, se magari... Come dire, ti do un tempo. No, 5 minuti. Allora, ringrazio l'Assemblea perché non mi conosce, Guglielmo Bertolino, 53 anni, nativo della provincia di Caserta, non vado di adozione. Ex funzionario della Polizia di Stato per circa 30 anni e sposato 2 figli e felicemente non 8 mesi. Cosa dire? Sono qui e con la speranza nel momento in cui dovessi essere eletto, cosa molto difficile, dico sinceramente, è iniziato tutto per scherzo e voluto con la speranza di poter dare un contributo a questa federazione che io voglio molto. Però ci tengo a dire due cose, pensavo oggi di parlare dei programmi ha già detto tutto il Presidente Mancino, oggi sono maturati i tempi per fare quello che magari doveva essere fatto molto tempo fa. I programmi, io parlo dell'attività sportiva, che non mi conosce, vengo dall'attività delle boccette e oggi ho avuto il piacere di vedere delle persone che avevo conosciuto 30 anni fa, quindi De Cesari, Tomasini, oggi ho avuto il piacere di averlo qua, Walter De Popoli, che ho visto con piacere, era tantissimi anni, l'ho conosciuto come presidente della sezione boccette. Qualcosa ho vinto anch'io, 4 titoli regionali di prima categoria, un campionato italiano, quindi 2 gare nazionali, quindi la mia categoria master per diversi anni, quindi qualcosa ho dato anche io alla federazione. Volevo soltanto dire questo, che il biliardo ha bisogno di tutti, come ha detto il Presidente, un gruppo di lavoro. Io voglio augurare soltanto a quelle persone che faranno parte di questo nuovo Consiglio federale che veramente facciano il bene di questo movimento sportivo. Io cercare di dare qualcosa di mio all'immagine della federazione, organizzare
organizzando l'OBTP, che ho avuto il piacere di farle, di essere presente, ha visto sinceramente che è stato fatto qualcosa di bello. L'unica cosa che voglio dire a quelle persone che in questo momento hanno anche difficoltà a salutarmi, che ci vuole bisogno di tutti, quella credine che oggi sta nascendo nelle persone non va bene. Se vogliamo che questo sport vada avanti per il bene di tutto il movimento, dobbiamo mettere da parte il rancore, il discorso è questo, perché continuare a scrivere cose brutte, infancare il nome di persone che veramente hanno dato a questo sport non è bello sicuramente. Io sono abituato a dire le cose in faccia, ecco, dico la sincerità, stanotte avevo maturato anche il fatto di ritirare la mia candidatura, dico la sincera verità, perché è una battaglia persa in partenza, no? Sappiamo come funziona, io viaggio da solo, senza l'aiuto, senza sponsor, non ho bisogno di chi mi sostiene per prendere una carica di consigliere federale, che sinceramente non mi dà, mi può dare soltanto un punto di vista di immagine, ma non mi riconosce i meriti che per quello che posso fare, posso dare al movimento del biliardo. Quindi dico soltanto questo, auguro a tutto il nuovo Consiglio federale il bene di questo movimento, ma di tutto lo sport del biliardo in genere, perché non soltanto stecco o boccette, ma anche snudo, poche e carambola. Quindi di fare veramente qualcosa di vero, non quello che è successo da febbraio a questa parte, che è stato infangato soltanto il nome della federazione. Perché voglio dire a tutte quelle persone che hanno scritto tante cose brutte nei confronti di chi rappresenta oggi la federazione, sono le persone che ci, per 4 anni ancora ne faranno parte, dirigeranno questa federazione, che chi non conosce la storia non può sapere da quando il presidente Mancino era l'amministratore contabile della federazione, poi è diventato presidente, in che stato era la federazione a livello economico. Oggi la federazione ha risanato tutto questo. Se oggi noi dovessimo arrivare, entrare nel CONI a tutti gli effetti e diventare federazione, bisogna dire grazie anche a queste persone che hanno fatto molto per il nostro sport e il nostro movimento. Ecco perché dico, a volte bisogna parlare di meno e fare di più. Questa è la cosa, perché parlare è facile, poi se si fa attraverso un computer diventa ancora molto più facile, perché la difficoltà è quella di affrontare in faccia le persone. Ecco perché dico, chi si vuole confrontare con me e ha interesse a dirmi quello che penso, forse è il momento che lo faccia di persona, ecco, non attraverso un computer. Io auguro a tutti un buon proseguimento. Grazie di Dio. Ha parlato Guglielmo Bertolino, che è un candidato per la quota affiliati. Ci saranno i sociologi. La parola torna al rappresentante del CONI, presente qua. Certe volte in bene, io parlo da tecnico perché uso questo bellissimo strumento in parte tecnica, ma non certo di politico. Quando io vedo miei colleghi, lo dico così, faccio una confidenza, insomma, tra amici, in Parlamento, che mentre si discute, per quello che si può discutere là dentro, sono impegnati con tablet, un cellulare e gli auricolari a rispondere tutte le cretinate che qualcuno gli scrive, non sa neanche chi sia. E allora io dico a queste persone che sono vicino a me, ma non sta a perdere tempo lì. Parla con le persone quando le trovi in faccia, perché riesci a capire l'emozione, riesci a capire la falsità, riesci a capire la sincerità, la bontà delle persone, non attraverso la macchina. Non correte dietro ai social, si diventa cretini. Lo dico io che sono ormai antico, come dico, non mi dico vecchio perché è una buona parola, mi dico antico. De Cesari, sempre in rappresentanza, candidato come consigliere in quota affiliato, giusto? Sì, sì. Ecco qua, adesso la parola a De Cesari, rappresentante della Boccetti. Ho 61 anni, non vi dico di più di quello che sono personalmente, però in federazione ci sono da 42. Prima da giocatore, poi da dirigente. Gli ultimi 30 anni da dirigente. Ho sempre speso la federazione per guadagnare credibilità in quello che proponevo. E credo che ora sia il momento ancora migliore, però la federazione è il momento di crescita di credibilità. La mia disponibilità a consigliere federale, dopo 30 anni di dirigente, è arrivata solo quest'anno. E credo che qualora io riuscissi ad ottenere il consenso dell'Assemblea,
sia un po' un premio ad un lavoro che svolgono i dirigenti periferici, e il mio ultimo è stato quello di presidente regionale, che vedo che sarà ulteriormente valorizzato dal prossimo quadriennio. Questo è quello che voglio dirvi: la disponibilità di creare un qualcosa con la collaborazione di tutti. Le prove del presidente sono state eccezionali per me, io le ho sempre spese e continuo a spendere per questa federazione, che vorrei vedere sempre più grande e sempre più unica. Grazie. Finito il suo intervento, Eris De Cesari, rappresentante anche lui in quota affiliati. Chiesura Andrea. Adesso la parola a Chiesura Andrea, è un altro candidato in quota affiliati. Grazie a tutti, buongiorno a tutti gli intervenuti. Sono un po' trafelato perché per un'ora ho assistito il mio avversario a giocare, perché io divento io, ero lì, sono uno spettatore. Va bene, detto questo, ho 45 anni, arrivo da Conegliano Veneto, sono un avvocato civilista, sono laureato 24 anni, dal 98 sono avvocato, ho due figli e una compagna. Mi sono avvicinato al mondo del biliardo assiduamente nel 2005, dopo che la mia carriera da piccolo calciatore è stata rovinata su un campo di calcio. L'anno scorso ho costituito, insieme a quattro amici, un circolo, sempre Conegliano, un circolo bello, circolo piccolino ma elegante e accogliente. Ho deciso di venire qui a chiedere il vostro voto, naturalmente. Il mio programma, o meglio, un brogliaccio programmatico, l'ho già diffuso, quindi non sto qui a spiegarlo. Sono qui a chiedere il voto a tutti, tranne però a chi pretende solo e non da nulla, a chi dice bianco e invece pensa nero, a chi fa del proprio tornaconto il bene del biliardo. A queste persone dico: non votate per me. A tutti gli altri dico: proviamoci. Chi vuole cambiare senza distruggere è benvenuto. Siamo qui e proviamo questa avventura. Grazie. Finisce anche il discorso di chiusura. Quindi non ci sono altri interventi, io direi chiuso anche il punto 4 relativo agli interventi dei candidati alle cariche federali. Adesso passiamo direttamente dal 5 all'11, che va dall'elezione del presidente fino allo scrutinio successivo alla programmazione degli eletti, e passo la parola al segretario dell'assemblea, che ci vi spiegherà, non a me che non voto ma a voi, come si vota e dove si vota, ovviamente sempre qui. Adesso una parola alla segretaria dell'assemblea, che spiegherà il modo in cui si vota. Per quanto riguarda la votazione, la sede è dove abbiamo fatto l'appello, quindi giù alla mezzato. Ci sono tre stanze dove si potrà votare, tenendo conto che ci sono molti delegati con grandi numeri di schede. Vi preghiamo di non affollare molto la zona dell'ammezzato, in modo che si possa svolgere in maniera fluente l'elezione. Quindi noi abbiamo già per ogni delegato, per ogni votante, il numero di schede da dare, per cui laddove si presentano verranno spuntati. So che ci sono alcuni giocatori che in questo momento stanno svolgendo le gare, per cui arriveranno successivamente. Quindi, una volta esaurito le presenze, sarà chiuso, saranno chiuse le operazioni di voto. Una cosa importante è quella di verificare sempre sulla scheda il numero di preferenze da dare. Non ci si può sbagliare, perché per ognuna è una sola preferenza, per tutte le schede che avete da votare. Però ricordatevi che un'eventuale doppia preferenza porterebbe all'annullamento della scheda. Allora, schede bianche e nulle, si prega di verificare soprattutto sulle schede nulle, di non segnare schede eccetera in maniera errata. Per quanto riguarda il quorum, Fabio, abbiamo l'ultimo numero. Ultimo numero? Chiudo. Totale 370. 370 CSP.
compresi i tecnici 405, il quorum sarà poi stabilito rispetto alle schede che verranno date, quindi alla fine della votazione avremo esattamente il numero di schede date, quindi non ci sono problemi. Adesso stanno ancora accreditando? Abbiamo ok, va bene, accreditato l'ultimo CSV. Ah, per gli atleti che dovranno andare, mentre so che ci sono degli atleti che sono, stanno giocando, sono impegnati a giocare e quindi arriveranno successivamente, so anche che molti devono andare a giocare, quindi nel caso coloro i quali devono essere al palazzetto prima possibile, di chiedere di anticipare le operazioni di voto rispetto agli altri CSV. Grazie. Ripeto solo chi deve andare a votare: un presidente, due consiglieri in rappresentanza degli atleti, un consigliere in rappresentanza dei tecnici, l'elezione del Consiglio federale pari tecnici in rappresentanza delle quattro specialità, tre consiglieri eletti dai CSD affiliati e l'elezione del Presidente del Collegio. Buona elezione, ci vediamo dopo. Adesso quanto dura? Un'ora? È un casino.